Formazione del Bari, c'è un solo dubbio, riguardava la fascia sinistra in fase d'attacco, il ballottaggio tra Stojan e Stevanović. L'ha vinto Stojan anche perché Stevanović ha accusato un fastidio muscolare e non è neanche in panchina. 4-4-2 come da copione per Davis Mangia, una Donnarumma in porta, gioca Salviato al posto di Sabelli impegnato con l'Under 21 a destra, Rosini e Ligi i centrali, Calderoni a sinistra, poi defende Donati in mezzo con panchina per Sciaudone, Galano e Stojan negli esterni, davanti De Luca e Caputo. Adesso la formazione del Perugia con Camplone che conferma il 3-5-2 che ha battuto il Bologna. Camplone che nella passata stagione in Lega Pro aveva giocato per tre quarti di campionato con il 4-3-3 per poi chiudere con il 3-5-2 che ha portato alla promozione. Provedel in porta, linea difensiva con Goldanica, Giacomazzi e Comotto. Centrocampo Taddei, sarà il regista Fazzi e Berre gli esterni, Del Prete e Crescenzi. Fazzi e Berre gli interni, Del Prete e Crescenzi gli esterni, davanti confermata la coppia formata da Falcinelli e Cieco Rabusic che non ha convinto all'esordio, ma che per Olanda. Dischetto in bocca per Pasqua, sta per cominciare Bari Perugia e la gara che chiude il programma della seconda giornata di campionato di Serie B. Subito pallone profondo a cercare Galano, il tocco per Caputo, gira ancora per Salviato, Galano resta lì in zona. E finta di Galano, è chiuso. Chiede la collaborazione di Marino, Defendi, la pallone all'interno, bella giocata di Defendi, posizione regolare per Caputo, la sterzata, grande giocata in area per Galano, la fondo di Galano, palla sotto porta. Si salva la difesa delle Perugia, subito Bari pericolosissimo. Poi la pressione di Salviato, la palla che schizza fuori sul rilancio di Comotto. Primo minuto della gara, è iniziato subito spingendo sull'acceleratore il Bari. La rilancio Provedel, nazionale Under 20 dopo questa partita. Lui e Berre si trasferiranno nella vicina Andria per rispondere alla convocazione con l'Under 20 che sarà impegnata martedì. Pallone in profondità. Si batterà Busic. Crescenzi. Resta in attacco il Perugia. Fa girare Berre. Il tocco di Taddei, malinteso con il compagno, scatta il contropiede della Bari, anticipato De Luca e poi commette anche fallo. Subito battuto il calcio di punizione Goldanica. Comotto, Crescenzi, Berre. Del Prete, fanno girare palle i difensori della Perugia, si abbassa Verre per impostare l'azione offensiva. Crescenzi, attaccato da Salviato. Verre, è andato in gol nella gara contro il Bologna, sul gol dell'1-0. Il raddoppio poi di Falcinelli, sul pallone il cieco Rabusic. Avanzatissimo Del Prete, chiuso. A sostegno Taddei che perde il contrasto, palla che schizza fuori, l'ultimo tocco di Donati. Tornata a Bari tra l'entusiasmo del pubblico barese, c'è rimessa in zona d'attacco per il Perugia. Vissuto che grandi stagioni con Ventura, Donati. Ancora intervento regolare, altro calcio di punizione per il Perugia. Si gioca da 2 minuti e mezzo nel primo tempo alla San Nicola, 0-0 tra Bari e Perugia. Arriva in saltatore, è arrivato soprattutto Giacomazzi, che è un passato da centrocampista con il gol facile. Questo finale di carriera si sta ritagliando un ruolo importante come regista difensivo. È rimasto dietro Comotto, è arrivato anche Goldanica a saltare nell'area di rigore del Bari. Sul filo del fuorigioco Falcinelli. È pronto Taddei a battere il calcio di punizione. In 4 del Perugia a saltare. Esce dal fuorigioco Falcinelli, battuto il calcio di punizione, la prende di testa Rabusic, palla che si impenna ancora in area verso Goldanica che non ci arriva, poi il tiro respinto
da posizione pericolosissimo da parte di Fazzi, l'ex giocatore della Primavera della Fiorentina. Adesso attenzione al contropiede del Bari con il rapidissimo Calano che va in percussione, prova a verticalizzare, palla che non passa. Comotto. Le squadre hanno iniziato con grande personalità questa sfida. L'apertura di Verri, attacca a sinistra della Perugia con Crescenzi. Non ha sostegno Crescenzi, deve fare tutto da solo, serie di finte su Salpià che non abbocca, si rifugia in fallo laterale. Verri, classe 94, un po' sorpresa, ceduto dalla Roma all'Udinese per 900.000 euro, una cifra relativamente bassa per un giocatore che da anni viene considerato uno dei talenti emergenti del calcio italiano. Poi l'Udinese lo ha girato in prestito alla Perugia. Con le mani Crescenzi. Rabusic. Suo pallone non arriva a Falcinelli, il rilancio verso De Luca che deve concedere centimetri a Comotto, sul pallone però ancora i giocatori della Bari, grande palla in verticale per lo scatto di Caputo che si è allargato a destra, al centro taglia De Luca, a rimorchio arriva anche Calano, l'ingresso in area di Caputo, zona tiro, prova il destro, il pallone è stato toccato da Provedel, no, non c'è stata deviazione, è rimessa laterale per il Perugia. Ho visto i suoi compagni marcati all'interno dell'area di rigore, ha provato la conclusione, ma da lì con il destro era molto difficile centrare la porta, non se l'è sentita di calciare di sinistro Caputo. Insiste il Bari, non passa però il pallone diretto a Caputo. Colpo di testa da parte di Rossini. All'indietro Ligi, disimpegno di Calderoni su Donnarumma, Calderoni, imposta Donati, Salviato, defendi. Palla in verticale, attenzione al movimento in posizione regolare, Caputo, grande controllo, in area Caputo, lo attacca Comotto, Caputo all'indietro, Calano può calciare, non se la sente però di tirare in porta, poi incrocia ancora Caputo, il tiro di Caputo, pressato, palla fuori, altra palla gola per il Bari. Caputo non se l'è sentita quando forse ne ha avuto la possibilità di calciare in porta. Pallone profondo per Falcinelli, si batte l'ex attaccante del Lanciano, viene chiuso, non arrischia Rossini, palla in fallo laterale. Se ne sono andati i primi 7 minuti di partita, un avvio molto piacevole di questa sfida tra due delle realtà più belle del campionato di Serie B. Del Prete avrebbe calcio d'angolo, ma in realtà si tratta semplicemente di rimessa con le mani. Si propone all'interno dell'area di rigore Fazzi. Palla nella zona di Falcinelli, di testa la gira per Rabusic. Stacca Crescenzi, ancora verso Rabusic. Perde il duello aereo con Rossini, rilancio di defendi. Controllo di Caputo. È uscito il pallone, si alza la bandierina dell'assistente di Pasqua. C'è rimessa laterale a fuori della Perugia. Con le mani Crescenzi. Verre. Rabusic. Verre. Goldaniga. Malinteso con Falcinelli, pallone regalato agli avversari, contrattacco della Bari, Caputo in verticale a cercare De Luca. Palla che non passa, attentissimi difensori centrali del Perugia, chiuso Giacomazzi. Per qui c'è una carica irregolare da parte di Donati, calcio di punizione a favore della Perugia. Più possesso palla del Perugia. Il Bari però diventa velenoso quando può ripartire in contropiede, soprattutto con la velocità di Caputo, De Luca e Galano. Goldaniga.
Buona verticalizzazione a beneficio di Falcinelli, palla sul sinistro, è lì che lo aspetta Ligi, raddoppio di Donati, bella apertura di Taddei, grande palla per Del Prete che può andare al cross, Del Prete la mette in mezzo, allontanato Ligi, riparte la Bari. Apertura di Stojan, tocco tenero per De Luca che però se la cava, il retropassaggio mette in difficoltà Calderoni, c'è un contatto irregolare, fallo di Del Prete, a terra Calderoni, calcio di punizione per il Bari. Andiamo a bordo campo, Vanessa Leonardi. Bene le ripartenze, quelle di cui parlavi tu Maurizio, però secondo Davis Mangia il possesso palla del Perugia è dovuto al fatto che il Bari troppo spesso si abbassa troppo, continua a chiedere ai suoi giocatori di uscire fuori e di accompagnare di più la fase offensiva. Salviato. All'indietro Defendi. Rossini. Donati. Cerca Di Luca, anticipato, attento. In anticipo Goldaniga, subito il contrattacco delle Perugia, pallone buono per Rabusic, ha scattato Falcinelli, lo vede Rabusic, si accentra, zona tiro, Rabusic, la conclusione deviata, poi chiama il pallone Donnarumma. Avanza Donati, bella apertura di Donati, il pallone per Stojan, il controllo di Stojan, si provano in profondità De Luca, si accentra Stojan, vuole arrivare in zona tiro, adesso lo chiudono però. Donati, attenzione, carica il destro Donati, la conclusione schiacciata, palla fuori, ma il tentativo è inapplaudito dai tifosi del Bari. Comotto. Si avventa sulla pallone di Falcinelli, arriva rapidissimo in sovrapposizione Crescenzi, Falcinelli dentro per Rabusic all'interno dell'area di rigore, Rabusic difende bene il pallone in un primo momento, non in un secondo momento glielo sottrae con decisione Ligi. Applaudita la giocata di Ligi, difensore centrale che ha giocato con il Crotone nella passata stagione, è arrivato però a titolo definitivo dal Parma. Donati, Stojan, Calderoni, Donati, Rossini, fa girare Salviato, pallone sporcato da Crescenzi, era diretto a Calano, rimessa in zona d'attacco a favore del Bari. Con le mani Salviato, difende bene il pallone Caputo, anticipato Salviato da Verre, può ripartire il Perugia. Taddei, attaccato però da Defendi che gli sradica il pallone, Defendi va in percussione, abbattuto dall'intervento deciso di Giacomazzi, calcio di punizione per il Bari guadagnato all'ex Atalantino e questa è una buona opportunità per i tiratori del Bari. Questa è la determinazione di Defendi che ruba il pallone a Taddei, poi lo affronta regolarmente Giacomazzi. Un giocatore di grande temperamento marino, Defendi nasce attaccante nell'Under 20 che fece un ottimo mondiale nel 2005 di Berrettini, giocava a seconda punta al fianco di Pellè. A Bari si è trasformato con ottimi risultati nel centrocampista centrale, sistema la barriera Provedel, portiere giovanissimo arrivato in prestito dal Chievo la passata stagione, un ottimo campionato con il Pisa. Grande opportunità per Galano, si sono defilati tutti gli altri. Grande invenzione questo spray, anche se qualcuno prova ugualmente a guadagnare i centimetri della barriera della Perugia. Rincorsa breve, parte Galano, pallone toccato da un componente della barriera, c'è calcio d'angolo, è il primo di questa partita a favore del Bari. Va a battere lo stesso Galano. Poi invece l'angolo è dalla parte opposta, vediamo se va ugualmente Galano. C'è Stojan sul pallone, adesso si sta avvicinando Galano. Potrebbe battere corto Stojan. Il Bari porta 5 giocatori a saltare all'interno dell'area di rigore della Perugia.
ovviamente sono i due difensori centrali, Rossini e Ligi, giocatori più alti della squadra. Serie di blocchi all'interno dell'area di rigore, c'è anche Donati che fa un gran movimento. Qualche contatto di troppo e allora è costretto a intervenire l'arbitro Pasqua. Si defila Galano, sarà Stojan allora a battere direttamente in area di rigore il calcio d'angolo. Ancora contatti all'interno dell'area, rischiano i difensori del Perugia. Pallone all'indietro, è calciato malissimo, ha regalato un'opportunità alla Perugia con Verre che dà il via al contropiede della squadra umbra. Pallone di ritorno ancora per Verre che viene però anticipato. Il pari riparte da Donnarumma. Calderoni, Ligi, Rossini, Salviato, Rossini, Galano, tutto di prima. Adesso porta palla a difendere, la verticalizzazione per De Luca che cercava Galano. Ottima l'interdizione di Taddei che fa valere la sua saggezza a livello tattico. Taddei che in questo finale di carriera si è trasformato con ottimi risultati in centrocampista centrale. È stato Garcia. Scorso anno a Roma utilizzarlo spesso in questo ruolo, Taddei lo ha interpretato molto bene, tanto che molti erano convinti che sarebbe arrivato anche il rinnovo di contratto. Non aggancia il pallone De Luca, Giacomo Mazzi, avanza Taddei, buona verticalizzazione di Taddei, c'è spazio centralmente, il pallone in profondità da parte di Fazzi. Chiudono bene i difensori del Bari e per qui c'è questo pallone netto ai danni di Stojan. Sedicesimo del primo tempo, arriva il primo giallo della partita. Fallo di Berre su Stojan, costa il giallo l'ex gioiellino della primavera della Roma. Berre che nella passata stagione ha giocato nel Palermo di Iachini che ha vinto il campionato di Serie B. Defendi. Ligi, adesso Rossini. Anzi, è Donati che si abbassa, Rossini si allarga a destra e riceve adesso il pallone. Eccolo Rossini. Ancora Donati. Rossini. Pressato da Berre. Cercava l'ex difensore della Sassuolo, buono il tocco di Caputo per Galano, va in percussione Galano, prova ad infilarsi tra due avversari, impresa che non ne riesce, bravo Taddei in copertura. Crescenzi con l'esterno, Verre a cercare l'inserimento di Falcinelli, è chiuso bene Ligi, pallone per Donati, subito riparte il Bari. Calderoni, Ligi, Rossini, Salviato, tracciato il pallone Crescenzi, poi lo tocca a Verre, pallone per Rabusic, Taddei, inseguito da De Luca, ancora Verre, imposta il centrocampista di proprietà dell'Udinese, l'apertura nella zona di Del Prete, si avvicina a Taddei, Del Prete cerca invece una improbabile soluzione con la palla che va fuori, non c'è deviazione. La rimessa laterale a fuori della Bari. Donati in verticale per Caputo, difende il pallone dalla pressione esagerata di Giacomo Mazzi, commette fallo l'uruguaiano, calcio di punizione. Rossini avanza, Defendi pare in verticale di Defendi, ma questa volta è irregolare la posizione di De Luca che aveva provato a beffare la linea difensiva della Perugia. Comotto, Berre, Comotto, pallina verticale, attenzione al movimento in posizione però di fuorigioco da parte di Falcinelli, arrivata la segnalazione da parte di Paiusco,
vediamo. Ottima chiamata, non era facilissima, di poco, ma era in posizione di fuorigioco l'attaccante della Perugia. Pallone per Calderoni, Stojan, Donati, si propone Defendi. L'apertura per Salviato, fa girare palle la Bari. Galano, ne ha sempre due addosso Galano, adesso morde le caviglie Crescenzi. Pallone ancora per Salviato, ingabbiato Salviato, cerca Galano, saggiamente per il numero 10 del Bari, visto che lì il Bari era imbottigliato, tocca l'indietro per Ligi. Donati, Caputo, Defendi, è buona la circolazione di palla delle Bari. Galano, Salviato si è allargato, Crescenzi è preso in mezzo, palla dentro di Galano, forse la soluzione più logica sarebbe stata quella di servire Salviato. Fa salire i suoi Falcinelli, chiude in fallo laterale Salviato su Crescenzi. Ventesimo del primo tempo, ancora 0-0 alla San Nicola, con le mani Crescenzi, Verre, lascia sfilare il pallone prima Giacomazzi e poi Fazzi, rischiando qualcosina, ma poi Fazzi è bravo, se la cava e mette nel movimento Falcinelli, che resiste all'attacco di Defendi, attacca Falcinelli, vince un rimpallo, zona tiro Falcinelli, ma la palla è sul destro, ci prova ugualmente, conclusione respinta, adesso attenzione al contropiede del Bari con Donati che si allunga un po' il pallone, l'apertura di Giacomazzi non può essere raccolta da Crescenzi. Qui qualche scintilla tra Goldaniga e Caputo. Sì, insomma, Caputo un po' esagerato con le mani, niente di clamoroso, ma Goldaniga se l'è presa e non ha tutti i torti. Si riparte con il calcio di punizione a favore della Perugia. Giacomazzi, Goldaniga, da ribattere il calcio di punizione. Va profondo Giacomazzi a cercare Falcinelli, di testa gira bene per Rabusic, pallone di ritorno per Falcinelli che prova ad infilarsi tra due difensori, tocca arretrato un po' rischioso, Donnarumma in anticipo su Falcinelli. Donati, buona verticalizzazione, pallone per Caputo, ottima l'apertura a beneficio di Salviato, attacca le Bari, accelera Salviato, largo c'è Galano, ma subito rientra velocemente le Perugia in difesa, gran dribbling di Galano, mette a sedere Giacomazzi. Salviato, cross di Salviato, palla in aria, c'è una deviazione, allontanato il pallone Comotto, alimenta l'azione offensiva per il Bari Donati. Stojan, a terra Stojan, per Pasqua è tutto regolare. Del Prete, sempre a terra Stojan, si ferma Del Prete e butta palla in fallo laterale. Vediamo, attenzione al contatto con Goldaniga, c'era fallo, del resto si era avuta anche netta la sensazione in diretta. Qui invece è l'azione in cui hanno rischiato i difensori del Bari con il colpo di testa di Ligi, su cui è stato bravo Donnarumma in anticipo su Falcinelli. Comotto, Crescenzi, Verre, lo pressa Defendi, Goldaniga, in verticale per Falcinelli, velo a beneficio di Rabusic, ancora Falcinelli, Verre attacca centralmente le Perugia, poi l'apertura di Verre fuori misura per Crescenzi. Profondo riempimento difensivo Calano che si fa rubare il pallone da Crescenzi, la caparbietà dell'ex romanista che entra in area di rigore, Crescenzi la mette in mezzo, colpo di testa Donnarumma, strepitoso Donnarumma su Falcinelli, sciocchezza in fase difensiva di Calano, la caparbietà di Crescenzi consente alla Perugia di guadagnarsi una grande palla gol. Cross di Crescenzi, Falcinelli di testa, la gira forte, grande riflesso di Donnarumma,
e la Bari si salva. Primo angolo della partita anche per il Perugia, in parità agli angoli, uno per parte. Palla in mezzo, la tocca Ligi, pallone sui piedi di Berre. L'inserimento di Taddei, Crescenzi, Berre. Invoca il pallone Falcinelli, non ci arriva Falcinelli, ma dal fondo del prete la rimette in mezzo. Pallone messo fuori da Rossini. De Luca. A sostegno arriva Stojan, cerca la profondità per Caputo, ma il lancio è completamente fuori misura. Caputo è più veloce rispetto a Giacomazzi, che però aveva un largo vantaggio e se la cava disimpegnando sulla portiere Provedel. Di testa Crescenzi. Va a recuperare il pallone Galano, pungolato nell'orgoglio dopo la sciocchezza in fase difensiva di qualche minuto fa. Si fa rubare il pallone Donati dall'attento Falcinelli. Verre. Apertura di Fazzi, fuori misura. E allora riparte la Bari. Stojan. Anticipato De Luca. Lancio di Goldaniga, è preda però dei giocatori della Bari. Adesso spinge a destra Salviato. De Luca, è scattato Caputo. Lo cercava De Luca, ma è attento in copertura a Giacomazzi. Falcinelli. Ma giù nel contatto con Defendi, giudicato falloso dall'arbitro, calcio di punizione. ...25 minuti e 23 secondi all'inizio della partita. 0-0 alla San Nicola tra Bari e Perugia, calcio di punizione per il Perugia, lo batte Verre. Taddei, Verre, rischioso questo pallone per Giacomazzi con Caputo quasi sulla traiettoria. Comotto, Provedel, Goldaniga, difensore di scuola Juve, nella passata stagione ha giocato in prestito alla Pisa. Ancora Goldaniga, un po' maldestro nel controllo, perde il pallone, prova a recuperarlo commettendo fallo in anni di Stojan, ha già battuto il calcio di punizione. Avanza Galano, palla dentro, posizione regolare, Caputo, c'è De Luca nel cuore dell'area di rigore, Caputo all'indietro, il tocco un po' tenero, si fa anticipare Defendi che poi in ritardo stende l'avversario. Intervento duro di Defendi, potrebbe anche scattare il giallo, infatti lo ha in mano l'arbitro, cartellino che ci sta per il centrocampista bergamasco. Fanno netto i danni di Verre, un giallo ineccepibile, quello mostrato da Pasqua. Comotto. Fazzi. Difende bene il pallone Falcinelli. Bella apertura a cercare Crescenzi. Verre. Taddei. Comotto. Pressato Verre. Può partire De Luca. A sostegno Defendi. Centralmente Galano. Pallone verso Caputo. Ottima lettura da parte di Giacomazzi che poi verticalizza subito a cercare Rabusic. Controllo del cieco, si accetta la Rabusic, Rossini su di lui, palla dentro, attenzione, Falcinelli, Falcinelli, porta vuota, Falcinelli in rete. Perugia in vantaggio, ha segnato Falcinelli, gran gol. Secondo gol consecutivo per l'attaccante di scuola Inter. Rivediamo l'azione con Rabusic che è bravissimo, da valutare però la posizione di Falcinelli. Al momento del lancio stanno incrociando i due, forse più tardi vi proporremo l'immagine ferma per capire se era regolare o meno la posizione di Falcinelli. Al 28esimo si sblocca il risultato. Il gol di Falcinelli ha portato in vantaggio il Perugia.
Calderoni, Donati. In verticale a cercare De Luca, che non ci arriva. Anzi, era Galano che non riesce a controllare il pallone. Vediamo. Davvero questione di pochissimi centimetri. Bisogna anche considerare che in caso di dubbio l'indicazione agli assistenti è quella di lasciar proseguire. Sembrerebbe Falcinelli oltre, ma per 2-3 centimetri, non di più. Tra l'altro stavano anche incrociando difensore e attaccante. Diciamo che se di fuorigioco si tratta è un fuorigioco molto televisivo. Però insomma la sensazione è che Falcinelli fosse pochissimi centimetri oltre il difensore avversario, ma veramente pochi, 2-3 non di più. Attacca ancora il Perugia, Del Prete. Grassinara a cercare ancora Falcinelli, stacca Rossini. Berre. All'indietro per Comotto. Apertura di Berre, palla in verticale. Un po' lunga, il pallone si perde sul fondo, si è inserito come al solito Del Prete sulla fascia destra. Falcinelli con questa esultanza lo dedica alla sua signora che sta per diventare mamma. Intanto pasticciano un po' in disciplina i difensori del Bari, attenzione, occasione per il Perugia ancora, e il pubblico si arrabbia un po'. Falcinelli ha avuto la palla del 2-0. Il Bari ha accusato la botta del gol. Calcio d'angolo per il Perugia, il secondo di questa partita. Un momento difficile per il Bari. Battuto all'angolo, non è messo fuori, ma è ancora in attacco il Perugia con questa iniziativa di Berre, ma ci sono due giocatori a terra, allora saggiamente Pasqua arresta il gioco. Falcinelli è cresciuto nelle giovani dell'Inter, nel 2008 ha vinto il campionato italiano allievi, in attacco giocava in coppia con Mattia Destro. Bordo campo, Vanessa Leonardi. Allora, intanto ti dico che non vorrei essere nei panni dei giocatori del Bari alla fine del primo tempo, perché mangia e tra un po' entra in campo, ma soprattutto continua a chiedere che cosa sta succedendo, quello che dicevi un po' te prima. Probabilmente hanno subito il contraccolpo i giocatori del Bari e lui continua a chiedere: ma che cosa state facendo, che cosa sta succedendo? Dall'altra parte invece sottolineavi l'importanza di Taddei, la sottolinea anche Camplone che continua a chiedere ai suoi giocatori: cercate sempre Rodrigo. Momentaneamente fuori Donati, si è fatto chiudere probabilmente una ferita sul mento. Aveva restato il gioco con la palla in movimento l'arbitro Pasqua. Sono i giocatori delle Bari. È Salviato che lo restituisce agli avversari. Lascia sfilare il gioco Mazzi, pallone buono per Provedel. 32 minuti e mezzo all'inizio della partita. Le Perugia in vantaggio per 1-0 al San Nicola. Comotto in verticale a cercare Crescenzi. Allunga la falcata a Salviato. Lo attacca Crescenzi, l'obiettivo di Crescenzi era di far schizzare il pallone addosso all'avversario per guadagnare rimessa con le mani, la palla non la tocca Salviato, allora la rimessa è Barese. Mangia intanto si arrabbia, dice che si perde un po' troppo tempo, ce l'ha soprattutto nel quarto uomo. Con le mani Salviato in pressione i giocatori del Perugia, Salviato non trova nessun compagno libero. Pallone per De Luca. Rabusic all'indietro, Taddei. Rabusic, Comotto, Berre, Comotto. Colpo di testa di Donati. Anticipato Caputo.
la pressione di Caputo, il retropassaggio verso Prodevel che arriva in anticipo nei confronti di De Luca. Buono il rilancio con il piede dell'ex portiere delle Pisa, si fa largo nel modo ruvido Falcinelli commettendo fallo, calcio di punizione per il Bari. Rossini, Salviato, Salviato è un buon interprete del ruolo di terzino destro, ma è chiaro che per caratteristiche al Bari manca la spinta a tratti devastante di Sabelli sulla fascia destra. Stojan, pallone verso De Luca, ha capito tutto Comotto che protegge l'uscita del proprio portiere Prodevel. Taddei, Del Prete, ancora Prodevel, in tre a chiudere su Galano che guadagna rimessa con le mani sotto gli occhi di Mangia, sotto gli occhi di Camplone che continua a dare indicazioni ai suoi. Galano, Salviato, ancora a cercare Galano, un pallone lungo, Crescenzi lascia intervenire Giacomazzi, poi di testa Verre, la gira bene per Rabusic, la fisicità di Rabusic a gestire il possesso di palla, poi l'apertura di Verre, pallone morbido per l'inserimento a destra di Del Prete, attacca Del Prete, si allunga il pallone, lo insegue Stojan, in due su Del Prete che gestisce bene una situazione non semplice. Taddei, ancora Del Prete, Goldaniga, gioca con grande personalità il Perugia. Goldaniga in verticale, aggancia, defendi. Donati, Calderoni, Ligi. Bari fa fatica a ripartire anche perché il Perugia subito va a pressare gli avversari appena questi entrano in possesso palla. Adesso può avanzare Salviato, Caputo, tocco di Galano, difendi di prima a cercare lo scatto di De Luca che in netta posizione di fuori gioco, peraltro arriva in anticipo sul pallone Prodevel. Comotto, Crescenzi, Verri, Comotto, pressato Comotto non riesce a dare precisione alla sua verticalizzazione, rimessa laterale a fuori del Bari. Impressionante comunque come il Perugia dopo appena due giornate abbia già una compattezza simile, se consideriamo che rispetto alla squadra dello scorso anno. Attenzione intanto a Galano in area, Galano, strepitoso Prodevel, strepitoso Prodevel, palla gol per il Bari. Prodevel è stato protagonista di una parata formidabile. Tutto perfetto, il movimento di Galano, il controllo e anche il tiro. Prodevel è super. Giocata da grande giocatore quella di Galano, risposta da grande portiere quella di Prodevel. Qui fuori gioco di rientro, si alza la bandierina all'assistente di Pasqua, calcio di punizione. Vi dicevo delle Perugia che a tratti sembra giocare a memoria. Se consideriamo la squadra in campo, schierata oggi da Camplone, a parte Comotto, sono tutti nuovi. Non c'è nessun giocatore della squadra che ha conquistato la promozione in Serie B. Giacomazzi, Prodevel, defendi, pressato, perde il pallone, attacca Taddei, poi prova la conclusione Fazzi, pressato al momento del tiro l'ex giocatore della Primavera della Fiorentina. Faceva l'esterno offensivo nella Primavera della Fiorentina, Camplone lo sta inventando con buoni risultati interno di centrocampo. C'è una buona temperatura a Bari, anche se insomma l'appunto da questo déshabillé da parte dei tifosi del Perugia. Di testa Taddei, l'appoggio per Rabusic, attacca Verre, largo a sinistra, c'è spazio per Crescenzi, si coordina per il cross, palla sul sinistro, Crescenzi la mette in mezzo, c'è una deviazione, palla che si impenna mettendo un po' in difficoltà i difensori del Bari. Poi il tocco di Verre, Comotto, lo attacca De Luca, Prodevel, Comotto,
Crescenzi. Si è aggiustato il pallone forse con un braccio, infatti arriva la segnalazione di Alassio, primo assistente dell'arbitro, calcio di punizione a favore della Bari. Defendi. Sale Calderoni. In verticale per Caputo che fa sfilare il pallone, ma è distante De Luca. Giacomazzi. Il parte la Perugia con Taddei. Scattato a destra Rabusic, centralmente c'è Falcinelli che riceve il pallone. Apertura a sinistra per Crescenzi che sta spingendo moltissimo. Berre. Falcinelli. Lo attacca Rossini. Allarga Falcinelli per Crescenzi che non arriva sul pallone. 6 minuti più eventuale recupero alla chiusura del primo tempo. A Bari, Perugia in vantaggio per 1-0. Sta decidendo per il momento gol di Falcinelli. Rossini. Avanza Ligi. Il tacco di Stojan. C'è spazio per avanzare per Calderoni. Arriva a sostegno Donati. Non è buono per Stojan, la verticalizzazione di Stojan per De Luca. Netto anticipo Prodevel. Tempestiva l'uscita di Prodevel su De Luca. Intanto noi andiamo a bordo campo da Vanessa Leonardi. Sì, perché per farti capire, Maurizio, quanto forse non piaccia questo Bari a Mangia. Davis Mangia, siamo abituati a vederlo sempre in panchina, in piedi, scatenato e seduto. Ecco, per smentirmi si è alzato in questo momento, ma ti dico che da diversi minuti era seduto e scuoteva la testa. Non gli piace proprio questo Bari. E credo che si scatenerà. Nell'intervallo si farà sentire. L'apertura di Rossini, salviato. Costante comunque, grande sostegno da parte dei tifosi della Bari, nonostante la squadra sia sotto, l'apertura di Defendi. Calderoni, non è granché il controllo. Ligi, Defendi. In verticale per Galano. Rossini. Ci vuole molta pazienza al campionato di Serie B. Ha detto Mangia, elogiando anche la prestazione dei suoi acchiavri che non avevano brullato nel primo tempo, hanno avuto pazienza, hanno atteso il momento giusto, hanno colpito nella ripresa. Anche in questa gara la Bari deve avere molta pazienza. Stojan, l'inserimento di Galano, palla che non passa, chiuso Giacomazzi. Defendi, pallone recuperato da Taddei. In verticale per Rabusic che però si era fermato. Rodrigo Taddei, arrivò quasi un carnet in Italia, alla Siena. Al Siena si è costruito una grande carriera da esterno destro offensivo. A un certo punto lui, che ha anche passaporto italiano, era arrivato il mirino della nazionale. Cross di Salviato, attenzione a questo contatto, protagonista Goldaniga, si arrabbia De Luca, tutto regolare per l'arbitro. Adesso c'è il contropiede del Perugia, un po' scoperto alla difesa della Bari. Fonda Fazzi, in profondità per Rabusic, grande anticipo da parte di Ligi. Subito il rilancio per Stojan, squadre che si sono un po' allungate. Donati, scattato De Luca, parte Galano a destra, pallone centrale per Defendi. Galano, tocco di prima, non ci arriva Caputo. Giacomazzi direttamente in fallo laterale, bella partita al San Nicola. E questo è il contatto per il quale si è un po' arrabbiato De Luca. Donati, Rossini, Caputo nello stretto per De Luca che va giù, poi non riesce a generare ancora per Caputo. Non ha brillato in questo primo tempo De Luca, sicuramente più pericoloso Caputo. De Luca lanciato da Davis Mangia, prima nelle giovanili del Varese, poi in prima squadra, pagato una cifra importante all'Atalanta, 4 milioni, l'Atalanta che l'ha ceduto in prestito secco senza diritto di riscatto al Bari. Taddei, Goldaniga. Poco meno di 2 minuti alla 45esimo, qui intervento dell'arbitro, c'è calcio di punizione per il Perugia. Il fallo di Ligi terra Rabusic.
tesissimo in panchina Andrea Camplone, per 10 anni ha avuto come allenatore Galeone, che può essere stato il maestro di tanti allenatori che adesso vanno per la maggiore, due su tutti Allegri e Gasperini. Tanto ci sarà un minuto di recupero, mi dice al coordinamento il nostro Scalvenzi. Un minuto al 45esimo, più uno di recupero, altri 2 minuti da giocare. Clemani salviato, Caputo, attaccato da Giacomazzi, raddoppio di Taddei, tocco di Taddei, Stojan in anticipo su Del Prete, Donati, a vuoto Rabusic che cercava l'intervento in scivolata, avanza Calderoni, accelera Calderoni, affrontato in modo irregolare, calcio di punizione a favore del Bari. Palla in area, Provedel. In calma il rilancio della portiere della Perugia. Defendi, pallone per Ligi. Donati, si è centrato Stojan, Ligi, c'è spazio a sinistra per Calderoni, si avvicina Stojan, palla in verticale per De Luca, anticipato, palla che scivola fuori, rimessa in zona d'attacco per il Bari, l'ultimo minuto del primo tempo, Stojan. Attaccato, perde il pallone Calderoni, contrattacco della Perugia. Prova a riconquistare il pallone Calderoni, l'intervento è regolare, fa giocare l'arbitro, Defendi, fermato da Verre. Poi nel traffico, grande giocata di Taddeni, a 4 addosso, alla fine va giù. Calcio di punizione che si è procurato il numero 10 della Perugia. Una manciata di secondi la chiusura del primo tempo. Gol d'Aniga. Fisca Pasqua, squadra alla riposo, a fine primo tempo, la Perugia in vantaggio per 1-0, segnato Falcinelli, Perugia in vantaggio anche per la prodezza di Provedel su Galano, che ha avuto la palla dell'1-1, ma è stato strepitoso il portiere del Perugia. Si riparte all'1-0, fuori della Perugia, segnato Falcinelli, gol di Falcinelli al 28esimo, consentito alla Perugia di chiudere il primo tempo in vantaggio. Si alza forte dalla curva nord il grido Bari Bari, secondo tempo che sta per cominciare di Bari Perugia, 1-0 per il Perugia. Perugia in questo momento in vetta alla classifica, ma c'è tutto un secondo tempo da giocare con il Bari, che ovviamente non ha nessuna intenzione di cominciare con una sconfitta il suo cammino casalingo. Dopo la vittoria l'esordio di Chiavari, va subito a rubare il pallone Caputo, alla centro si catapulta De Luca, Caputo in area, rinviene su di lui gol d'Aniga e chiude in calcio d'angolo. Parità agli angoli, 2 per parte. Da bandierina Stojan, arrivano come da copione Rossini e Ligi all'interno dell'area di rigore, battuto corto l'angolo, il pallone per Galano, sinistro di Galano, palla morbida in mezzo, il colpo di testa di Rossini in arretramento, si avvita nel modo migliore, più di questo non poteva fare, palla alta sopra la traversa. Al rilancio Provedel, non la tiene in campo Del Prete, un pallone impossibile da gestire, lo maneggia pronto Calderoni, si avvicina De Luca, zona anche Stojan e Caputo, e la pallone per Stojan lo lascia sfilare per Caputo. Attacca lo spazio Calderoni che si propone, libera lo spazio però a Stojan, che adesso ne ha 3 addosso, va al cross Stojan, allontanato Giacomazzi, il controllo di Verre. Lancio verso Falcinelli, forse con il braccio Falcinelli, fa giocare l'arbitro.
Poi Falcinelli prova a difendere il pallone, ne ha due addosso, scarica benissimo per l'inserimento centrale di Taddei che si allunga il pallone, contrasto con Donati, lo vince Taddei. Palla dentro per Rabusic. A sostegno arriva Fazzi, servito invece Taddei. C'era forse l'opzione Fazzi sulla destra, ma buona anche l'idea di servire Taddei che va al tiro centrale, la parata di Donnarumma. Qui c'è Fazzi che potrebbe andare dentro. Pallone all'indietro invece per Taddei. Attento il portiere della Bari, Donnarumma. Chiusura di Giacomazzi, per non aver recuperato da Caputo. L'inserimento di Stoyan, zona tiro. Stoyan, palla dentro. De Luca, fuori gioco. Era stato bravissimo ancora una volta in uscita Provedella. Impeccabile quella chiamata di Paiusco. C'era il fuorigioco di De Luca. Si infiamma il San Nicola e la Bari ha iniziato con un buon piglio questo secondo tempo. È facilmente immaginabile la sfuriata che avrà avuto con i suoi Davis Mangia nell'intervallo. Palla profonda di Ligi, completamente fuori misura anche perché Galano stava tagliando verso il centro. Eccolo qui, Davis Mangia, vice campione d'Europa con l'Under 21 nel 2012. Verre, apertura per Del Prete. Combinano Falcinelli e Del Prete. Accelera Del Prete, davanti c'è anche Rabusic. Insiste Del Prete. Pallone per Falcinelli anticipato. Stoyan può attaccare centralmente De Luca. Accelera De Luca. A destra c'è Galano. Si allunga il pallone, De Luca lo perde. Fin qui non è serata per ex attaccante della Varese. Adesso attenzione al Perugia. Palla in mezzo, Donnarumma. Stoyan. Questa è la parte finale dell'azione. Intanto il Perugia è tornato in possesso palla con Falcinelli. Verre, Taddei. Verre. Crescenzi. Verre, Taddei, Crescenzi, ne ha due addosso Crescenzi, libera il destro, buon il pallone per Falcinelli, anticipato da Ligi, pallone recuperato da Rabusic, all'indietro, cercava di favorire la battuta di Verre, scatta il contropiede però della Bari con Donati che ha grandi faccate e si catapulta nella metà campo del Perugia, allarga per De Luca, al centro c'è Caputo, arriva anche Galano, ingresso in area di rigore di De Luca, ne ha due addosso, va al cross, non riesce a coordinarsi Caputo, qui buona giocata di De Luca. Adesso con Fazzi riparte il Perugia. Rabusic, apertura per Del Prete. Se ne sono andati i primi 5 minuti della ripresa. Comotto in verticale per Falcinelli. Cerca Rabusic, non riesce al cieco, un controllo improbabile, pallone che si perde tra le braccia di Donnarumma. L'apertura di Del Prete per Crescenzi. Si accentra Crescenzi, quasi nella zona tiro, dentro per Rabusic, pallone di ritorno, Falcinelli, sinistro, alto, sopra la traversa. Nella Bari sta per entrare Schaudone, prendere il posto di Stoyan. Qui ci sono due opportunità. O defendi va a fare l'esterno, ruolo che chiaramente può fare perché è il suo naturale, anche se adesso è diventato un ottimo centrocampista centrale, oppure Mangia potrebbe passare anche alla 4-3-3 e giocare con tre centrocampisti anche per andare in parità numerica in mezzo. Provedel, Comotto, in verticale per Rabusic, Crescenzi,
di Forza Rossini. Ligi. Donati. Stojan. Sull'attacco del Preda, allarga bene a destra dove c'è spazio per Salviato. Galano, punta Crescenzi, si accentra Galano, va in percussione, vuole l'ingresso in area di rigore. A sostegno ancora Salviato che però è in fuorigioco, allora saggiamente Galano non lo serve. Defendi, Salviato che nel frattempo è uscito dal fuorigioco. Defendi. In verticale per De Luca. Mette fallo De Luca, si alza la bandierina di Paiusco e c'è calcio di punizione a favore della Perugia. Ecco il cambio, dentro Sciaudone, centrocampista che nell'ultimo mercato è stato sul punto di passare al Cagliari. Dentro Sciaudone e fuori Stojan. Defendi va a fare l'esterno. Sciaudone centrale al fianco di Donati, Defendi si allarga a sinistra o potrebbe fare il centrale, vediamo. Attacca Verre, è scattato Falcinelli, porta palla Verre, adesso è circondato da avversari, tarda a liberarsi il pallone, lo perde Donati, subito nel verticale per Caputo, centralmente si propone De Luca, Caputo punta verso l'area avversaria, Caputo zona tiro, prova Caputo, Provedel, fenomenale, palla in calcio d'angolo dopo una grande giocata di Caputo. Adesso una bolgia il San Nicola. Splendido l'incitamento dalla curva nord. Terzo angolo per il Bari. Serie di blocchi all'interno dell'area di rigore. Parte Galano, palla in mezzo. Pallone al volo. Posizione favorevolissima per la conclusione del nuovo entrato Sciaudone che va vicino al gol del Bari. E qui il gran tiro di Caputo, la grande risposta di Provedel. Se continua così Provedel, credo che spesso alle partite del Perugia saranno molti osservatori di club importanti di Serie A. Subito fallo gol Daniga. Rosso. Rosso per Caputo. Ma che ho fatto, sta dicendo Caputo. Vediamo. Qui l'immagine, ecco qui forse. Bari in 10, espulso Caputo. È stato il quarto uomo, probabilmente Marisca. Lo vedete di spalle, eccolo qui. A comunicare all'arbitro l'intervento di Caputo a suo giudizio da cartellino rosso. Bordo campo, Vanessa Leonardi. E forse non è un caso che Massimo Donati è andato proprio dal quarto uomo Maresca e gli ha detto scusa, ma prima il fallo che hanno fatto su di me, indicando proprio il taglio che ha sul labbro, ha detto non l'avete neanche fischiato e Caputo l'avete buttato fuori per niente, quindi evidentemente se l'è presa proprio con Maresca che deve aver buttato fuori il giocatore del Bari. Adesso si complica per il Bari, sotto di un gol e anche di inferiorità numerica. Crescenzi. Lascia sfilare Taddei, il pallone buono per Del Prete. Palla in verticale di Del Prete a cercare Verre. Attento in copertura Rossini, che adesso riceve da Donnarumma. Avanza Rossini. Nell'ultimo mercato stava per passare al Leeds, sembrava tutto fatto. Poi è arrivata l'offerta del Bari e a quel punto Rossini ha accettato il Bari dicendo no a Leeds, è andato su tutte le furie Cellino. Con le mani Salviato.
Rossini, Salviato, pallone buono per Galano, allarga Sciaudone, Calderoni, si allarga Marino Defendi, gira per Calderoni, ma il pallone è uscito secondo l'assistente dell'arbitro. Calma, dice Mangia, come a dire ai suoi, va bene, siamo sotto, siamo anche in inferiorità numerica, ma la partita è lunga, c'è la possibilità di recuperare. Con grande calma anche eccessiva del prete, ha rischiato il controfallo, pallone recuperato da Defendi, in verticale per De Luca, anticipato dall'ottimo Giacomazzi, Verre lo pressa, Defendi fa girare Crescenzi, Verre va in sovrapposizione, Crescenzi, Verre si accentra, zona tiro, parte il tiro, palla fuori, ma era sulla traiettoria Donnarumma. Tredicesimo della ripresa, Perugia in vantaggio a Bari, e adesso Bari anche in inferiorità numerica, peraltro ha perso il suo attaccante più pericoloso, Caputo. Nel rilancio Donnarumma, a vuoto De Luca, Del Prete, di testa Donati, agganciato il pallone Taddei, dopo lo scambio con Vera, allarga per Crescenzi, Comotto, Taddei, Comotto, prova a partire Crescenzi, la palla scivola fuori, la rimessa per il Bari, già pronto Salviato, Donati, Salviato, attenzione a Falcinelli, ha di fronte Ligi, lo punta, gli sporca il pallone Ligi, poi suggerimento in verticale sul quale è attentissimo Donnarumma, Defendi, avanza Salviato in verticale a cercare Sciaudone, chiuso, poi elegante il disimpegno di Giacomazzi, Taddei, Verre, partito di nuovo Falcinelli, elegante, imperioso l'intervento in anticipo di Ligi, Calderoni, Defendi, avanza Rossini, Sciaudone, Galano, cerca ancora l'inserimento di Sciaudone che va in pressione, lui che tocca per ultimo, la rimessa del Perugia. Efficace lavoro in pressing dei giocatori di Mangia. Galano prova a inventare in area di rigore, Galano lo affronta con Motto, il cross, palla in calcio d'angolo, quando accelera è uno spettacolo Galano. Grande chiusura però da parte di Comotto. Comotto che dopo anni da eccellente terzino destro si è inventato con ottimi risultati difensore centrale. Dalla bandierina Galano, il Bari con 5 giocatori a saltare all'interno dell'area di rigore. Parte Galano, palla in mezzo verso Sciaudone, poi in acrobazia provato De Luca, che si arrabbia per una trattenuta di testa Donati, per Ligi, attaccato Ligi, poi va in ritardo, abbatte l'avversario, giallo per Ligi, questo è giusto. Randellata di Ligi Falcinelli, ecco che arriva invece il replay dove qui si è un po' tirata la maglia di De Luca. Però non protesta neanche De Luca su Del Prete, trattenuta c'è stata ma non clamorosa all'interno dell'area di rigore del Perugia. Siamo al 17° minuto, Andrea Camplone allena dal novembre 2012 il Perugia, ha preso il posto di Battistini che aveva ottenuto 2 promozioni alla guida del Perugia, poi fu esonerato
Camprone portò ai playoff il Perugia, ma non bastò per essere confermato l'anno successivo. Estate 2013 in panchina arrivò Cristiano Lucarelli, esonerato alla vigilia della prima di campionato. È arrivato Camprone che ha portato il Perugia in Serie B. Si riparte con il calcio di punizione per la formazione umbra. Gol Daniga, chiude Ligi, Galano, Defendi, allarga Rossini, Salviato, Rossini, Donati, in verticale per Defendi che la tocca di testa, arriva un pallone innocuo verso la portiera del Perugia, Provedel. Lancio per Falcinelli che non aggancia, lo chiude Ligi. Calderoni, Defendi, avanza Donati, Calderoni, buono il sinistro di Calderoni ma attento Comotto. Pallonnetto. E un altro cartellino giallo per Marino Defendi che era già ammonito, doppio giallo rosso a Bari 9. Bari 9. Vediamo, sì, in questo caso l'intervento dritto sull'avversario, qui il secondo giallo ci può stare, ingenuità da parte dei Defendi. Resta qualche dubbio invece sul primo rosso a Caputo. Quell'occasione di fallo di Caputo sicuramente c'è stato, difficile dire però se fosse un intervento di gomito tale da portare al cartellino rosso. Questo secondo intervento invece che ha portato all'espulsione di Defendi, mi sembra che ci stia tutto. Defendi, tradito dalla sua generosità, si è reso protagonista di un fallo che avrebbe potuto e dovuto evitare, sapendo tra l'altro di essere già stato ammonito. Bordo campo Vanessa Leonardi. È uscito Defendi applaudendo l'arbitro proprio dalle nostre telecamere, tra l'altro ha detto bravi complimenti e poi continua un battibecco a distanza tra Maresca, il quarto uomo, e Donati. Donati gli ha fatto segno il pollice alzato, ha detto bravo bravo, continuate così. Galano, Salviato in sovrapposizione, chiude Comotto in fallo laterale. Adesso il Bari magari può sperare in un calo di tensione quasi a livello inconscio del Perugia, che ci sta, insomma, 11 contro 9, uno sente di avere già la partita in pugno. Donati è furibondo con l'arbitro Pasqua. Sciaudone. Cerca il guizzo in area di rigore, Sciaudone si allunga il pallone, poi la palla scivola fuori e c'è calcio d'angolo. Quarto angolo per il Bari che continua a crederci nonostante sia sotto di due uomini, sta giocando in nove. La mandarina Galano. Parte Galano, palla sul secondo palo, scavalcato Donati, non ci può arrivare De Luca. Chiamavano la zanzara a Bergamo all'Atalanta De Luca. Provedel, Giacomazzi, larga Goldaniga, tackle su Del Prete, la palla è fuori, la rimessa per il Bari.
Calderoni, la mette in mezzo dove però non c'è nessuno, allontana Verre, Rabusic, Comotto, pressato Donati, gli ruba il pallone, grande giocata di Donati, la finta di Donati, va al cross, pallone morbido a cercare la testa di Sciodone, poi fuori gioco di De Luca. Spalargo De Luca, ma partendo da una posizione palesemente irregolare. Si ripartirà con il calcio di punizione per il Perugia. Ecco qui, netto il fuorigioco di De Luca. Fuorigioco di rientro dell'attaccante, il Perugia adesso può portarsi in avanti con questa iniziativa di Rabusic. Si muove Fazzi, è partito Falcinelli, ma il pallone lo prende Fazzi, al limite chiuso. Verre prova a liberare il destro, morbido a cercare Falcinelli. L'idea era buona, il pallone è lungo però. Ligi. Donati. Avanza Rossini. Accelera Rossini, va in percussione. Poi prova a prolungare per De Luca. Il pallone sporcato non arriva all'attaccante. Crescenzi. Rabusic. Non pare comunque che sta interpretando con grandissima determinazione la sfida, nonostante inferiorità numerica. 9 contro 11 del Prete. Goldaniga. Giacomazzi. Comotto. Ancora Comotto, Taddei, pallone buono per Del Prete che va alla cross, chiuso bene Rossini, poi il controllo di Calderoni, pronto un cambio nel Perugia, sta per entrare Fabinho al posto di Rabusic. Fabinho che è stato grande protagonista nella passata stagione nella promozione in Serie B del Perugia, adesso però rischia qualche turno di stop per problemi legati a una doppia firma sul contratto a procuratore. Intanto qui c'è un gran tiro al volo con palla di poco fuori, ha avuto la palla del 2-0 il Perugia con Del Prete. Intanto ecco Fabinho che prende il posto di Rabusic. Rabusic, l'attaccante della Repubblica Ceca, suo l'assist per il gol di Falcinelli. È pronto un cambio anche nel Bari, sta per arrivare il turno di Romizzi. Fuori Rabusic e dentro Fabinho, penalizzato questo nuovo modulo adottato da Campione, lui un attaccante esterno, gioca a sinistra, si esalta nel 4-3-3, qualche difficoltà in più nel 3-5-2. Ligi, tanto è pronto Romizzi a bordo campo. Verre, elegante il controllo del centrocampista di squadra Roma, l'apertura di Taddei. Crescenzi, Taddei, Goldaniga, Del Prete, poco fa ha avuto la palla del 2-0, Goldaniga, Falcinelli, si gira Falcinelli, palla sulla sinistra a cercare Fabinho, la sponda, Verre, la sterzata di Verre, cerca di liberare il destro, viene chiuso, giocando molto bene il suo primo pallone Fabinho, intanto il contrattacco della Bari, ma De Luca deve concedere troppi centimetri ai suoi palloni alti, i difensori della Perugia. Crescenzi, Comotto, Goldaniga, chiude Ligi, Rossini, Donati, Donati che sta per lasciare il posto a Romizzi, corso tantissimo in questa partita Donati, Falcinelli, Verre, si promuove Falcinelli, c'è spazio per Fabinho a sinistra, in area Fabinho, la mette in mezzo, da lì avrebbe anche potuto calciare, Donati non rischia l'indietro per Donnarumma.
Il rilancio della portiera arrivata in prestito al Genoa in una zona dove non ci sono giocatori del Bari. Crescenzi. Perugia sta per entrare Fossati. Scuola Milan, nella passata stagione ha giocato in prestito alla Bari, prenderà il posto di Verre. Fazzi. Del Prete. Lo attacca in modo falloso Sciaudone. Cambio nel Bari, fuori Donati, dentro Romizzi, praticamente non cambia nulla. Evidentemente Mangia ha visto un po' stanco Donati, che ha corso tantissimo. E nel Perugia Fossati prende il posto di Verre. Una buona gara quella di Verre, esce un centrocampista di scuola Roma, entra un centrocampista di scuola Milan, Fossati, due anni fa in B in prestito all'Ascoli, nell'ultima stagione in prestito proprio qui alla Bari. Comotto, Giacomazzi, Comotto, indietro Taddei, Giacomazzi, Provedel. Fabinho prova a disorientare Rossini, le finte di Fabinho tra due avversari, numero, grande giocata di Fabinho, Fabinho, Donnarumma, attenzione, la porta è vuota, allontana Ligi, niente male come si è presentato Fabinho questa sera al San Nicola. Questo è un numero da grande giocatore, fa impazzire i difensori avversari. Intanto attenzione, torniamo in diretta perché attacca ancora il Perugia. Ovviamente 11 contro 9, arriva con grande facilità al tiro. Qui ci ha provato Fossati. Questa invece è la rapidità con la quale sposta il pallone, il gioco di gambe di Fabinho, che poi è anche forte fisicamente, prova a spostarlo Rossini, niente da fare. Pallone fuori dalla portata di De Luca, allontanato Comotto. Lo recupera però con caparbietà il Bari con Romizzi. Salviato. Incontro Galano. Fermato Sciaudone. Crescenzi. Lo attacca Sciaudone, la palla scivola fuori e la rimessa è per il Perugia. Fabinho. Mi strappa il pallone Romizzi. Sciaudone. Salviato. De Luca tra due avversari, prova a infilarsi, va giù, non c'è fallo secondo l'arbitro. Falcinelli. Fischia più Pasqua. Taddei attaccato da De Luca. Giacomazzi, non è entrato Fossati, accelera Fossati, Fabinho, il pallone li sbatte sul tacco, ancora Fossati, arriva puntuale a destra Del Prete, ingresso in area di Del Prete, vuole liberare il sinistro, parte il tiro, rete, gran gol di Del Prete, raddoppio del Perugia. Era andato vicino poco fa al raddoppio Del Prete, adesso con un gran sinistro segna il gol del 2-0. Il Perugia di fatto chiude la partita, anche se ovviamente dopo l'espulsione difendi con il Bari in 9. La situazione era largamente compromessa per la squadra di Mangia. Bordo campo Vanessa Leonardi, mentre rivediamo il gran gol di Del Prete.
Ti dico che sta per entrare Rozzi e uscirà De Luca. Prima ti volevo segnalare, parlavi della sostituzione di Donati, sicuramente è molto stanco il giocatore, ha corso tanto ma era anche molto nervoso. Mangia non ha voluto rischiare visto che la squadra è già in 9, si è amorevolmente, vogliamo dire così, ignorato con il quarto uomo. Maresca quando è uscito non gli ha detto assolutamente nulla. Perugia in questo momento è in vetta alla classifica del campionato di Serie B. Davvero niente male per una squadra che 4 anni fa era in Serie D, ha vinto 3 campionati su 4, il quarto che non ha vinto lo ha perso soltanto ai playoff. Galano. Dalla distanza Romizzi, gran tiro, palla alta sopra la traversa, ma Provedella era sulla traiettoria. Con l'orgoglio il Bari, è chiaro che la sconfitta non è che provochi chissà quali guasti, il campionato è lunghissimo, il Bari è partito alla grande con il piede giusto vincendo in trasferta. Tra l'altro il Bari ha trovato un grande avversario come il Perugia. Attenzione a De Luca in area di rigore, pallone per Sciaudone, arriva Galano, Galano cerca il guizzo, l'ingresso in area di rigore di Galano, ne ha due addosso, poi si trascina palla fuori e non c'è stata deviazione. Dicevo della Bari che ha trovato sulla sua strada stasera davvero un grande Perugia. E poi è chiaro, insomma, già giocare contro il Perugia 11 contro 11 non è una passeggiata, farlo 9 contro 11 diventa una scalata praticamente impossibile. Stacca Ligi, Del Prete, Falcinelli, inserimento di Del Prete, lo attacca Romizzi, Fossati, Taddei, Giacomazzi. Ripeto, impressionante la facilità con la quale si trovano in campo i giocatori del Perugia, se consideriamo che dalla formazione iniziale prima di questa stagione non si conoscevano, perché rispetto alla squadra dello scorso anno c'era il solo Comotto in campo, eppure è come se giocassero a memoria da tempo. Fossati, probabilmente ci saranno un pochino di polemiche per le due espulsioni, non l'hanno presa benissimo comprensibilmente quelli del Bari. Una 15ina di anni fa ci fu un Perugia-Bari, in quell'occasione si giocò l'Renato Curi con una coda particolarmente polemica, una coda che tra l'altro ha fatto anche scalpore e anche costretto probabilmente la Lega a rivedere qualcosa nella gestione del post partita, con la famosa lite tra gli allora presidenti Gaucci e Matarrese. Parlarono a lungo i giornali. Intanto c'è questo tentativo dalla distanza, niente male, una palla di poco sopra l'incrocio dei pali da parte di Taddei. Eccolo qui l'attaccante di scuola Lazio, l'anno passato al Castilla nella Serie B spagnola, il Castilla della squadra B del Real Madrid. Fuori De Luca, al suo posto Rozzi, fuori una prima punta, dentro un'altra prima punta come il giocatore arrivato in prestito dalla Lazio. Lancio Donnarumma, 10 minuti per recupero al termine della partita, 2-0 per il Perugia. Comotto, in verticale per Falcinelli, lo attacca Rossini. Raddoppiato a Falcinelli, grande abilità tecnica nel gestire il possesso palla. Crescenzi. Goldaniga. Fabinho. Fazzi. Si inserisce Del Prete, lo cerca Fazzi. Ha capito tutto Ligi che va a chiudere. Poi bravo anche a evitare il calcio d'angolo, guadagna la rimessa laterale sull'attacco di Del Prete. Con le mani Calderoni. Pallone profondo per Fabinho, deve uscire Donnarumma. Recupera il pallone Calderoni con la collaborazione di Galano.
lo affida a Rossini. Romizzi porta palla verso la metà campo avversaria, Romizzi, Rossini, Romizzi, Sciaudone, Calderoni, Ligi, lo pressa Fabinho e Ligi non rischia, all'indietro per il lontano Donnarumma. Brutto controllo da parte di Rossini, si fa sottrarre il pallone. Taddei, scattano in tre, dentro per Fabinho, in area di rigore, Fabinho, Donnarumma in due tempi. Sciaudone. È chiaro che la Bari ha mollato un po' psicologicamente, sotto di due gol, nove uomini, difficile, se non impossibile ipotizzare una rimonta. Per il Perugia diventa piuttosto agevole attaccare, il Bari rischia che il passivo si incrementi. È chiaro che, ripeto, questa sconfitta non fa alcun danno in casa Bari, al di là della comprensibile delusione. È chiaro che se il passivo dovesse aumentare a livello psicologico potrebbe lasciare qualche strascico. Perugia si conferma una grande realtà nonostante sia una matricola di questo campionato di Serie B. Le Bari è piaciuto molto nei primi 10-15 minuti, poi ha un po' sofferto il possesso palla del Perugia, ma è chiaro che le potenzialità della squadra di Mangia sono quelle che dovrebbero condurre comunque a un campionato nelle posizioni alte della classifica. Il giudizio questa sera relativo soltanto ai primi 50 minuti, poi l'espulsione di Caputo ha complicato tutto. Caputo che peraltro non solo ha lasciato in 10 il Bari, ma è stato anche decisamente l'attaccante più pericoloso della squadra di Mangia. Contatto con Goldani che c'è stato, difficile dire se fosse o meno da cartellino rosso. Giacomazzi, Fazzi, cerca Fabinho, chiude Rossini, poi Romizzi, Salviato, Sciaudone, prova la galoppata Calderoni, si trascina palla fuori, un po' sconsolato la presidente della Bari Gianluca Paparesta, ma ripeto, insomma, una sconfitta che ci può stare, il campionato è lunghissimo. Un risultato invece importantissimo per il Perugia, che tra l'altro ha avuto un avvio decisamente ostico, il calendario non è stato benevolo nei confronti della formazione umbra, perché Bologna la prima, il Bari la seconda, eppure dopo un avvio così in salita apparentemente il Perugia si trova addirittura in vetta alla classifica. Del Prete va al cross, Del Prete, il pallone viene messo in calcio d'angolo da Rossini, quattro minuti e mezzo per recupero alla fine, 2-0 per il Perugia. Batte corto Del Prete, scambiato con Falcinelli, ancora Del Prete, Taddei, Fabinho, prova a liberare il sinistro Fabinho, conclusione potente ma imprecisa. Fossati, in verticale ancora per Fabinho, toccato per ultimo il brasiliano sulla pressione di Rossini, Romizzi, Galano, Romizzi, Sciaudone,
salviato. A terra Rozzi, calcio di punizione per il Bari, gli applausi ironici nel San Nicola del pubblico barese per l'arbitro Pasqua, che ovviamente dopo due rossi mostrati ai giocatori di Mangio non gode di particolari simpatie. Calcio di punizione per il Bari che porta i saltatori davanti, va a piazzarsi Ligi sul secondo palo, il pallone è proprio diretto a Ligi che sbuca sul secondo palo, riesce soltanto a calciarlo di forza, di rabbia, anzi è stato Calderoni che si è avventato sul pallone. Gol Daniga, Giacomazzi, Taddei, Falcinelli. Resiste all'attacco di Galano. Pallone buono per Fossati. Non è buono invece il controllo di Fossati. Gli ruba il pallone Sciaudone. Cerca Rozzi, buttato giù. Appiega il vantaggio all'arbitro. No, decide di fischiare il calcio di punizione. Salviato. Rossini. Romizzi, Sciaudone, Romizzi, salviato, si propone Galano, Sciaudone, Galano, Rossini, Romizzi, Galano, da lì potrebbe calciare, Galano accelera, la conclusione, Provedelli in calcio d'angolo. Partita fin qui strepitosa di Provedel, velenosa la conclusione di Galano, si allunga Provedel e la mette in calcio d'angolo. Salviato, la mette in mezzo, pallone allontanato, può scattare il contropiede del Perugia, saranno 4 in tanti minuti di recupero. È arrivato anche il momento di indicare l'uomo partita Sky, direi che il Perugia hanno brillato in tanti, direi due su tutti, Falcinelli e Provedel, difficile scegliere, diciamo Provedel visto che Falcinelli lo abbiamo sentito nel primo tempo, Provedel almeno 3 parate sono state di altissimo livello. Crescenzi, Fabinho, c'è Falcinelli libero, non se n'è accorto Fabinho. Tanto crampi per Ligi, come fossi notto adesso il Bari. Comotto, fischia il pubblico, infatti Camplone ha dato indicazioni ai suoi di buttare palla in fallo laterale. Siamo entrati nella fase di recupero, si giocherà fino al 49esimo. Giacomazzi, gol Daniga, Del Prete, Taddei attaccato da Rozzi. Calderoni sbaglia l'appoggio, regala il pallone a Fossati, Taddei, Comotto, Crescenzi, Taddei, scattato Fabinho, si propone anche Falcinelli, il pallone era diretto al brasiliano, lungo, lo recupera Donnarumma. Pronto un altro cambio nel Perugia, il terzo di questa partita. Sta per entrare Pierre Désiré Zébli, attaccante ivoriano, giovanissimo, classe 97. Del Prete, all'indietro per Provedel. Provedel, il cartellino è del Chievo. Nella passata stagione
aveva già giocato in prestito, ha giocato con il Pisa. Fuori Fazzi, dentro Zebli. Giocato una buona gara Fazzi, centrocampista arrivato in prestito dalla Fiorentina. E l'esordio di Pierre Désiré Zebli. Meno di due minuti alla fine della partita, ma la partita di fatto si è chiusa dopo il raddoppio di Del Prete. Rossini. Avete visto il volto perplesso di Paparesta, insomma. È chiaro, c'è anche il disappunto per le due espulsioni che porteranno ovviamente a due squalifiche. Però il campionato, ripeto, è appena all'alba. Le Bari è partito bene con la vittoria di Chiavari. Insomma, non è certo il caso di alimentare discussioni su una sconfitta figlia della grande prestazione del Perugia, ma anche di tanti episodi che di certo non hanno favorito il Bari. Perugia ha giocato una grande gara, ma insomma è bene ricordare come Provedel abbia fatto almeno tre parate capolavoro. Crescenzi. Una manciata di secondi alla fine della partita. È scattato Falcinelli che si propone, il lancio è per l'attaccante di Marciano. Controllo perfetto di Falcinelli, allarga per Del Prete, prende posizione Falcinelli in aria, il cross di Del Prete lo cerca. Ligi di testa la mette in calcio d'angolo. Se ne manca il quarto minuto di recupero, fa ancora giocare Pasqua. 30 secondi in più per il cambio che c'è stato, l'ho detto, l'avete visto il labiale colto dalle nostre telecamere. Bellissimo ora l'atteggiamento della curva nord della Bari, che continua a cantare, incitare, non ha mai smesso, anche quando il Bari è rimasto in 9, anche quando ha subito il raddoppio. Vince la Perugia 2-0, e la Perugia, che soltanto 4 anni fa era in Serie D, ha vinto 3 campionati nelle ultime 4 stagioni, vince a Bari con una grande prova ed è in vetta al campionato di Serie B. La delusione sul volto di Davis Mangio, ma insomma è una delusione comprensibile, ma ripeto, questa è una sconfitta che non intacca assolutamente il valore della Bari. Super Sport.